Il problema che ci troviamo ad affrontare ogni giorno alla stazione di Palermo, soprattutto che si trovano ad affrontare i colleghi che sono lì preposti al servizio di polizia, è un problema abbastanza difficile e merita di essere approfondito, perché in realtà noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo una piazza che è nata come un gioiello, quella che dovrebbe essere uno dei salotti buoni della città, e in realtà è in uno stato di degrado incredibile a qualunque ora del giorno e della notte, perché vediamo che già di fronte proprio al palazzo della stazione è diventato ormai un succo arabo, c'è un bazar dove si vende di tutto. Nelle parti laterali la sera è diventato covo di prostituzione, è diventato zona di spaccio e i colleghi che chiaramente si trovano a lavorare alla polizia ferroviaria hanno un altro enorme problema: il fatto che le 82 telecamere che erano state poste in essere con il progetto Stazioni Sicure ormai non ne funziona più neanche una, e quindi non c'è il controllo effettivo su quello che accade su strada. Dobbiamo capire che è un asse viario molto importante, perché oltre ad esserci la stazione ferroviaria c'è il terminale dei bus che portano a tutta la città e quindi a tutti i paesi della provincia, e quindi lì c'è un flusso turistico enorme. Tutte quelle truffe che noi sentiamo spesso in TV che accadono alla stazione Termini adesso sono state importate anche alla stazione di Palermo, perché si è capito che non si può essere prevenzione per la scarsità di mezzi e soprattutto di uomini. Quindi la situazione è veramente insostenibile, bisognerebbe porre rimedio, quantomeno ripristinare le telecamere e poi cercare di potenziare questo nucleo di polizia in un momento in cui il Ministero dell'Interno sta pensando a fare tagli soprattutto in alcune sezioni di polizia distaccate, dove per la carenza di personale non si riesce a mantenere più l'ufficio e anche per la carenza di denaro di fatto. E adesso siamo in questa situazione veramente drammatica per i colleghi. La segnaletica stradale anche lì è abbastanza fatiscente, perché purtroppo la polizia municipale di fatto è quindi il comune, perché poi sostanzialmente i soldi ce li dovrebbe mettere il comune, non ce li ha e quindi non viene ripristinata. Ci sono strisce pedonali che non esistono, si intravedono semplicemente, la gente magari ci parcheggia perché non se ne accorge. Poi c'è una situazione di parcheggio selvaggio che è dovuta al fatto che appunto c'è il terminal dei bus. Non esiste una vera area di sosta per coloro che arrivano per prendere i passeggeri che arrivano col treno, quindi di fatto è un pochettino come all'aeroporto, cioè tutti si mettono di lato in attesa del parente che deve sbarcare dal treno o dal bus, e di fatto si crea una situazione insostenibile dal punto di vista del traffico. Adesso col nuovo, tra l'altro con la nuova Corso Vittorio Emanuele, che diventa un'area pedonale, si andrà ad aggravare molto di più il traffico sulla via Macheda, che poi sfocia alla stazione, quindi è la via Roma. Quindi sostanzialmente diciamo che la situazione non può che peggiorare. La Consap ritiene questa situazione che si è venuta a creare nell'area della stazione e nell'area limitrofe veramente intollerabile per i cittadini e per gli operatori che devono lavorare e devono portare la sicurezza a questa città.